Andrea Lucchetta, amatore in qualità di Master Smart Coach, colui che deve cercare di animare negli Smart Coach una modalità molto smart di essere qui presente dando messaggi importanti, perché la Race for the Cure è prevenzione. Noi preveniamo la noia attraverso il divertimento e il sorriso. I bimbi giocano a Spikeball, giocano alla schiacciata, partecipano al Volley S3, per finire poi lo Spike Game con i personaggi di Lucky la Lucky Squad, che è un cartone animato dove i bimbi giocano a Spikeball. Lo inventano loro, perché creatività, gioco e divertimento e condivisione di messaggi molto importanti all'interno di questo villaggio della prevenzione. Più di 1000 bambini stanno arrivando alle scuole primarie e il compito primario dello Smart Coach qual è, se non quello di intrattenere, divertire, fare in modo che il sorriso possa contenere anche messaggi etici importanti? Il volley però è un gioco di squadra. Imparano ad essere squadra giocando per se stessi in primis, per andare a bloccare la palla come dei granchetti, per passarla poi al compagno, per fare una super spike e poi genereranno anche un bel monster block. Guardando bene cosa fanno le nostre nazionali maschili, femminili, juniore per juniore, a cascata fino al Club Italia, è una famiglia della pallavolo che si accomuna proprio a questo concetto di squadra importante. Non è un concetto diverso da quello che è il comitato territoriale di Matera regionale, è qui proprio per aiutare a far passare questi messaggi che hanno comunque un cuore, perché hanno a cuore di saper fare squadra come la Race for the Cure e come la Common Italia sa fare. Noi ringraziamo te Andrea, Valerio, per tutto quello che state facendo in questa giornata e poi speriamo insomma che il volley continui a brillare. Assolutamente sì, dalle scuole alle società brilla il cuore della passione attraverso il divertimento e attraverso voi che ci date questo spazio. Grazie ancora, Super Spike It!